Non ci sono al momento le condizioni per allentare la misura di contenimento del coronavirus, ma si vede la luce in fondo al tunnel, così il ministro della Salute Speranza al Senato sul nuovo DPCM del governo che varrà da 6 marzo a 6 aprile includendo anche la Pasqua. Differenziare su base regionale, ha spiegato, ci ha permesso di non ricorrere a lockdown generalizzati. I nuovi dati non sono incoraggianti, RT sopra l'1, terapie intensive in difficoltà in 5 regioni a causa del diffondersi della variante inglese. 16.424 i nuovi casi di Covid su un totale di 340.247 tamponi, tasso di positività del 4,82%, secondo il bollettino del Ministero della Salute si contano inoltre 318 decessi e 14.599 guariti, salgono ancora gli attualmente positivi, 1.485 in più, per un totale di 389.433, salgono anche i ricoverati nelle terapie intensive, 11 in più, mentre scendono i pazienti ospitati negli altri reparti, 78 in meno. In Lombardia invece aumentano contagi e ricoveri, Brescia, la provincia più colpita, con 901 casi. C'è un lieve calo dei decessi, positivi sono oggi 3.310 contro i 2.480 di martedì, i decessi invece scendono da 43 a 38, i tamponi effettuati sono 50.268 con un tasso di positivi pari al 6,5, i guariti aumentano di 2.762 unità. La situazione è sempre sotto attenzione, se vediamo che ci sono dei dati preoccupanti si interviene, per il momento non ci sono in programma nuove chiusure, così ha ribadito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a chi gli chiedeva se sono in programma nuove zone arancioni rafforzate in altre parti della Lombardia. In provincia di Pavia in particolare sono sotto monitoraggio da TS alcuni comuni ma senza provvedimenti, Lezzo Lomellina, Torre Beretti, Cigognola, Trovo, Trivolzio, Rognano, Zeme, Castello d'Agogna e Casei Gerola. Mitigazione e contenimento dei contagi, individuazione dei punti vaccinali, campagna vaccinale da concludere entro 6 mesi, tavolo tecnico con Ministero della Salute ed AIFA, possibilità di coinvolgere gli specializzandi per la somministrazione dei vaccini il sabato e la domenica dietro compenso e possibilità di trovare altri vaccini all'estero o di favorirne la produzione in Italia. Queste le linee dell'aggiornamento del piano vaccinale illustrate oggi in Regione Lombardia. E a proposito di Lombardia, da domani e entro 5-6 giorni verranno vaccinati circa 24.000 cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni dei comuni al confine tra Bergamo e Brescia maggiormente colpiti da Covid, con cui la regione rimodula la sua strategia vaccinale, ha annunciato oggi il responsabile della campagna Guido Bertolaso. Per quello che riguarda Mede, zona rossa in provincia di Pavia, entro venerdì verranno vaccinati tutti gli over 80. Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson & Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il contagio dalle persone vaccinate. Lo afferma la Food and Drug Administration, spiegando che il vaccino ha 72% di efficacia negli Stati Uniti e 64% in Sudafrica. Buone notizie anche da AstraZeneca, che annuncia per l'Italia questa settimana supereremo 1 milione.